ragazze, benvenute o bentornate sul canale. Oggi in questo video andremo a fare insieme un video. Andremo ad aprire insieme dei pacchetti che mi sono arrivati, che vedete qui sulla mia destra. E mi sono messa qui seduta a terra sul tappeto per stare un po' più comoda, così potete vedere bene da lontano tutto quello che contengono questi pacchetti. Di alcuni so cosa c'è all'interno, di altri non ho assolutamente idea. Prima di iniziare con l'unboxing volevo farvi vedere questa bellissima collana che l'ha realizzato un mio carissimo amico che si chiama Leonardo Ligorio. Vi lascio comunque tutti i riferimenti qui sotto nell'info box se volete vedere un po' tutti gli altri accessori, cosa realizza, perché fa anche degli abiti bellissimi. Quindi se vi fa piacere curiosare, vedere se c'è qualcosa che può piacervi, vi lascio tutto qui sotto nell'info box, o altrimenti su Facebook lo trovate come Leonardo Ligorio. E fa anche degli orecchini davvero spaziali che vedrete anche nei prossimi video, però intanto vi faccio vedere questa collana che adoro. Io direi di iniziare subito con l'unboxing e due pacchetti li avevo già aperti, quindi vi faccio vedere quello che contiene, non aveva senso rimpacchettarmi per questo video. E il primo prodotto che vi voglio mostrare è questo qua, si chiama Carbon Coco, sicuramente l'avete visto in tantissimi video su Instagram. È praticamente una polvere di carbone, non la apro perché combinerei il macello adesso se dovessi aprirla in questo momento. E avete praticamente anche questo, guardate, mi ha già tinto il dito, vabbè, vi mandano anche questo spazzolino dove voi praticamente bagnando lo spazzolino e intingendolo in questa polvere andate a spazzolare i vostri denti, vi diventeranno tutti neri. Il carbone ha un beneficio sui denti, che è quello appunto di renderli più bianchi. Quindi se vedete appunto su Instagram queste influencer con i denti neri è perché hanno utilizzato e stanno utilizzando in quel momento questo prodottino qua. L'ho provato già due volte, devo dire che effettivamente quando lo utilizzate subito dopo avete la sensazione visiva di avere i denti più bianchi. L'unica cosa pecca che trovo io è che tinge troppo, quindi dovete stare anche attente a non sporcarvi voi stesse quando lo utilizzate, quindi a non sbrodolarvi, ecco, del prodotto, ma allo stesso tempo anche è molto molto pigmentato, diciamo così, quindi anche la lingua vi diventa nera. Io dopo sono costretta a spazzolarla con il dentifricio normale, altrimenti non va via, anche sui denti dovete dargli una botta, una passata di dentifricio normale, altrimenti si vede un po' il nero sui denti. Però per il momento devo dire che sta funzionando. Altro prodottino che mi è arrivato e che ringrazio davvero di cuore, Garnier. Forse avranno visto il mio video, hanno visto che mi sono piaciute tantissimo, e sono praticamente le maschere di tessuto che io amo, mi piacciono troppo, e mi hanno mandato questo Deplian dove c'è appunto descritta maschera per maschera, perché sono tre le tipologie che hanno fatto, come applicarla, i benefici di ognuna e anche appunto la maschera inclusa all'interno. Tra tutte, quella che mi piace tantissimo è questa rosa, perché è veramente delicata ma molto 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 idratante, mi piace tanto, quindi scontentissima di aver ricevuto questo, anche se avevo già fatto scorta l'altro giorno da acqua e sapone di questa qui, perché non avevo trovato quella rosa. Apriamo questo pacchettino di Aleas Cosmetics. So già cosa contiene, perché quando mi hanno contattato appunto la ragazza mi ha già comunicato il contenuto. E all'interno il piegaciglia elettrico, che io non ho mai provato e sono veramente molto curiosa di provare. Riscaldamento istantaneo, dopo sistema di riscaldamento, piegatura veloce e durevole, sistema antiscottatura adatto alle ciglia di diverse lunghezze, indicatore di accensione LED e batteria AAA inclusa. Fatemi sapere se vi può interessare un video try it on in cui lo proviamo per la prima volta insieme, che lo facciamo. E poi all'interno ci sono anche due bellissimi smaltini, dei colori molto estivi devo dire. Questo è della marca La Femme, sì, è uno rosa e uno rosso. Andiamo avanti con quest'altro pacchettino che non ho idea di cosa sia. Oh! Ragazze, pacchettino da Sigma, thank you Sigma. Vediamo cosa c'è all'interno. Qua c'è una bustina Beauty Delivery. Vediamo cosa contiene.
Ah, dovrebbero esserci, wow! Il Deplian di tutti i loro prodotti. E qua invece c'è quello sui pennelli, bellissimo. Allora, c'è il praticamente, c'è il Brush Cleaning Matte, praticamente è questa, oddio, sto guardando lì per curiosità, questo oggettino in silicone con tante trame diverse, dove voi potete andare a strofinare il vostro pennello e andare appunto a lavare in profondità le setole del pennello. Poi abbiamo un pennellino, questo è l'F80 Flat Bookie. Eccolo qui, wow, morbidissimo, è un classico flat bookie, quindi di quelli piatti, molto 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 fitto, morbido. Devo testarlo e capire un po' come si comporta. Allora, non so da dove iniziare, iniziamo da questa scatolina qui e vediamo cosa abbiamo. Oh my god, abbiamo del make up, ragazze. Allora, Loose Shimmer Professional Makeup Collection nel colore Ambrosia. Wow, è un pigmento se non erro, cioè almeno da quello che vedo. Che bello il packaging, non so se riuscite a vederlo da lì, da così lontano, però è un lilla rosato bellissimo. Questo, curiosa di provarlo. Vediamo cos'è. Ah no, è un eyeliner, wow, vediamo. No vabbè, ciao ragazze, è nerissimo, non so se riuscite a vederlo, wow. Poi abbiamo un Nightlife by Camilla Coelho. Ah, non sapevo che Camilla avesse fatto una collaborazione con Sigma nella colorazione Afterglow, ma non ho capito cosa sia. Wow, ma cos'è? No! Un eyeliner, un illuminante liquido! Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Wow! Non lo vedrete mai da là in fondo, però bellissimo, ha dei riflessi rosati, caldi, bello! E poi abbiamo un Power Stick nella colorazione Bloody Good. Quindi penso che sia un rossettino. Quei packaging, non so se riuscite a sentire, ma poi è la chiusura magnetica, bellissimo, in metallo. E questo è il colore con sopra scritto Sigma, bellissimo, un rosso molto molto bello. E c'è questa scatolina, Extreme Color Payoff Kit. Cos'è? No! Sono pennelli per gli occhi! Sì. Allora, wow, grazie, ma sono tantissimi! Bellissima, c'è la bustina in cui ogni pennello è incluso, cioè un pennello in una bustina, vabbè, per ogni pennello una bustina, Pamela. E su ogni bustina c'è il logo Sigma. E abbiamo il primo pennello, che è questo qui, ed è il numero E20. Poi abbiamo questo che è il numero E59, che è un po' più grande. Questo pennello è per i prodotti in crema ed è il numero E58, piatto. Poi abbiamo il numero E57 e il numero pennello penna E30. Curiosa di provare anche questi pennelli occhi. Poi abbiamo un altro prodottino. È una palettina di ombretti! Smoky Screen Professional Makeup Collection. Questa qui. Vediamo un po'. Wow, ragazze, che bello il packaging! Tutto opaco con la scritta Sigma Beauty, sempre nero su nero lucido, il logo Sigma, e anche qui su tutto il profilo c'è la scritta lucida Sigma che si ripete, e dietro ci sono le colorazioni. Wow, guardate che bei colori,
Vale. Fatemi sapere, ragazzi, se vi interessa un tutorial con tutti questi prodottini che facciamo un try it on tutti insieme. E poi, come ultimo prodotto, c'è questo, che penso sia il cleanser, sì, il liquido per pulire i pennelli 100% naturale, c'è scritto. Ottimo! Ed è appunto questo cleanser qui. Mi piacerebbe vedere come è fatto l'erogatore. Ah, ok, perfetto, tipo così a pompettina. Ottimo. Thank you Sigma, sono bellissimi questi prodotti, non mi aspettavo assolutamente tutta questa roba. Sono contentissima, grazie, grazie mille. Procediamo con quest'altro pacchettino, che non ho idea, non c'è scritto da chi proviene e che cosa contiene, quindi sorpresa anche per me. Oh! Non c'entra niente con il make-up, ragazze, ma è il caffè che avevo ordinato su Amazon qui per lo studio. E ho preso questo della, non so, io ve ne parlo, magari può interessarvi, per la macchinetta da caffè dolce gusto, perché l'ho presa qui, ce l'aveva già mia mamma, io ne ho presa un altro modello qui nello studio, e ho preso questo che è caffè e ginseng insieme, poi il tè al limone, l'orzo biologico e il portado. Non so, cioè ho letto le recensioni, quindi non so assolutamente come il gusto, se buono o meno. Era un kit che comprendeva tutte queste cialde, ogni confezione ne ha 10 all'interno, con vari gusti diversi, così magari se viene qualcuno nell'attesa, devo offrire un caffè a qualche cliente e a qualche persona che viene a trovarmi, ho un po' di gusti vari. Quindi caffè, io pensavo fosse make-up, ma non è make-up, ma è sempre gradito. Poi, altro pacchettino, questo è di Pupa. Vediamo cosa contiene questo mega giga pacco. Qui ci sono scritti tutti l'elenco dei prodotti, ma io non lo leggo mai perché mi piace essere stupita da quando vedo il prodotto, ecco, mi piace leggere prima quello che contiene. Ok, poi i pacchi di Pupa sono sempre super imballati, non si rompe mai nulla. Okay, aiuto, aiuto, sono sommerso dall'imballaggio. Eccola qui, la giga mega busta qui qua a Milano. Andiamo ad aprirla e vediamo cosa c'è all'interno. Io già sto buttando un po' l'occhiettino. Allora, colgo intanto i Deplian. Allora, prima cosa che vi faccio vedere è il balsamo struccante zero residui, occhio, viso e labbra. Ragazze, sono curiosissima, ho sempre voluto provare quello di Clinique. Ovviamente vi deve piacere questa tipologia di struccanti perché sono solidi, quindi non è il classico struccante liquido, però ho sempre voluto provare quello di Clinique, però effettivamente costa un sacco di soldi, quindi sono contenta che Pupa abbia fatto questa tipologia di struccante. Guardate, è proprio duro, quindi voi lo prendete e massaggiate il viso in modo tale che si sciolga tutto il make-up. E devo dire che non ho mai provato questa tipologia in generale di struccante. Qui all'interno c'è il Deplian che vi spiega. Preleva una noce di prodotto con le dita, massaggia direttamente sul viso, occhi, labbra asciutti per dissolvere il make-up e risciacqua con acqua e rimuovi con l'aiuto di un dischetto di cotone. Quindi fantastico, vediamo. Buonissima anche la profumazione. Questo è quello per pelli delicate, quindi questo rosa è per pelli delicate, perché all'interno ho visto che ce n'è un altro blu, questo celeste blu, per tutti i tipi di pelle. Quindi ovvio, ripeto, come vi dicevo prima che mi sono interrotta, deve piacervi questa tipologia di struccante. Io ultimamente devo dire che sono molto in fissa con gli struccanti, ne sto consumando tantissimi e non riesco mai a trovare quello che, cioè nel senso, riesco a trovare quello che mi soddisfa, però difficilmente compro lo stesso prodotto perché mi piace molto variare. E ultimamente ne avevo provato uno bifasico comprato dal supermercato di una marca AB, forse mai sentita, ve lo farò vedere nei prodotti terminati perché l'ho quasi mangiato, però è buono ma ha un piccolo difetto che poi
ve ne parlerò. Smalti, questo è praticamente un extreme primer e un top coat, penso da abbinare alle nuove colorazioni, sì, a tutte le nuove colorazioni di smalti Lasting Color. Ragazzi, sono tantissimi e sono bellissimi, colori meravigliosi, bellissimi. Se vi interessano, ovviamente, fatemelo sapere tutto nei commenti. No, queste le avevo già viste a Milano in anteprima, ma non le ho ancora provate. E sono le maschere in tessuto, ragazze, maschere a gogo in questi giorni. Sì, le maschere in tessuto, contentissima, grazie mille Pupa. Sono maschera opacizzante, maschera idratante, maschera detossinante e maschera illuminante. E in più c'è anche l'acqua micellare, quindi struccaggio potente, ragazzi. Cioè, se non mi strucco adesso, non mi strucco mai più. Io sicuramente stasera proverò subito in anteprima tutti i prodottini struccanti di Pupa, perché sono troppo curiosa. Quindi questa piccola parte skincare la proverò subito stasera. E niente, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e supportatemi. Vi mando un grosso bacio, vi ringrazio per tutti i messaggi meravigliosi che mi avete mandato per sostenermi, per supportarmi, quindi grazie mille, mi avete davvero riempito il cuore di gioia e mi avete aiutato tanto tanto tanto, giuro, tantissimo, mi avete fatto anche emozionare. E niente, fatemi sapere ancora nei commenti e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Oggi, ragazze, cioè no, oggi che vedete il video, ma oggi che registro il video è il compleanno di Morrisino. Amore mio, vieni, eccolo Morri. Tanti stai attento, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Morrisino, tanti auguri a te. Fai tutto quello che vuoi. Tutto quello che vuoi, amore mio. Tutto quello che vuoi. Ciao a tutti.